Una 17enne è stata trovata all'alba di domenica mentre camminava nuda sulla strada Fargoprello e Garlasco. Aveva passato la notte in un locale, forse ha subito violenza. È stata salvata da un ambulante diretto al mercato. Una storia drammatica che ha ancora molti lati oscuri. Giorgio Brichetti, imprenditore noto per la gestione di diversi locali a Salice Terme, è stato arrestato a Cartagena, in Colombia. Contro di lui la pesante accusa di sequestro di minore, anche se la sua posizione rimane tutta da chiarire. L'indagine della polizia colombiana riconduce a una presunta tratta di esseri umani. Percentuali di adesione che sfiorano il 100% per lo sciopero del trasporto pubblico in provincia di Pavia, i sindacati contestano la nuova gara d'appalto che costringerebbe le società di autolinea a licenziare i dipendenti per le prossime settimane, già programmato un secondo sciopero. Primo giorno di scuola nella maggior parte degli istituti del nostro territorio. Fra il rammarico per la fine delle vacanze e la felicità nel ritrovare gli amici, gli studenti sono già alle prese con le prime verifiche. A Pavia ultimati i lavori all'interno dell'Ipsia Cremona. Il maltempo causa il rinvio del Palio di Mede al 27 di settembre, successo invece per gli angoli caratteristici del sabato sera, quest'anno dedicati alla rievocazione della Grande Guerra. Pavia Italia, buonasera, ben ritrovati. Una ragazza di appena 17 anni è stata trovata completamente nuda ieri mattina sul ciglio di una strada non lontana dalla discoteca Le Rotonde di Garlasco. La giovane, che era arrivata in paese per assistere ad un evento programmato nel locale, è stata soccorsa da un ambulante di Candia che ha dovuto poi cercare a lungo un negozio aperto per poter chiamare i soccorsi. La ragazza è stata poi lasciata in un bar di Santa Giulietta, dove sono intervenuti anche i medici del 118. Il nostro collega Ermanno Bidone ha intervistato il titolare del bar. Completamente nuda e in stato confusionale, una ragazza di 17 anni è stata soccorsa dai carabinieri e dalla Croce Rossa di Stradella attorno alle 6 di domenica mattina in un bar di Santa Giulietta, in Oltrepò Pavese. La vicenda è ancora tutta da chiarire, ma sembra che la giovane, residente in provincia di Como, avesse passato il sabato sera in una nota discoteca di Garlasco. A quanto pare era arrivata lì con un autobus che poi avrebbe dovuto portarla a casa, cosa che però evidentemente non è avvenuta. Attorno alle 5 un ambulante partito dalla Lomellina e diretto al mercato di Broni l'avrebbe quindi notata vagare nuda nella notte a lato della provinciale. Si sarebbe quindi fermato per prestarle soccorso, facendola salire sul furgone e cercando poi un posto utile per chiedere aiuto. Il viaggio è quindi proseguito da Garlasco fino a Santa Giulietta, dove una coppia che gestisce un bar tabaccheria sulla via Emilia ha dato dei vestiti alla ragazza, ancora in evidente stato di shock, e chiamato i carabinieri, prontamente intervenuti sul posto. Un ambulante, mentre andava a fare il mercato a Brona, ha caricato una nella zona di San Martino, diceva lui, per quel posto lì, e l'ha portata qua, perché nessun bar, nessun locale fino a qua l'aveva fatta entrare, l'aveva accettata. Io sono presentata qui e ho chiamato il 112, alla quale dopo 2 minuti sono arrivati, ho chiamato l'ambulanza e portato in ospedale. In che condizioni era questa ragazza? Era molto bella, era lì che era lì tremante, gli abbiamo dato un vestito per coprirlo un po', l'abbiamo fatto entrare, gli abbiamo fatto caffè, brioche, se voleva fare colazione. Ha mangiato qualcosa, ha bevuto qualcosa più che mangiato. L'uomo che ha trasportato la ragazza da Garlasco a Santa Giulietta è stato sentito dai carabinieri. Al momento non si sa se la minore sia stata vittima di violenza, per questo si attendono gli esiti delle analisi svolte al pronto soccorso di Stradella. Alla fine la ragazza è stata portata a casa dal padre. Sull'intera vicenda, che presenta ancora molti punti oscuri, indagano i carabinieri e al momento non si esclude alcuna ipotesi. Il noto imprenditore oltrepadano Giorgio Brichetti, 70 anni, è stato arrestato martedì scorso in Colombia. Il suo arresto è stato successivamente convalidato. Le accuse per lui sono pesanti, si parla di sequestro di persona. All'interno del suo appartamento di Cartagena la polizia aveva trovato 2 ragazze di 14 anni scomparse da casa. Vediamo. È stato arrestato in Colombia martedì scorso l'imprenditore di Salice Terme, Giorgio Brichetti, conosciuto gestore di diversi locali in Oltrepò. Nei pochi secondi registrati dal quotidiano El Heraldo si vede l'uomo in manette salire su un'auto della polizia colombiana nei momenti dell'arresto. Secondo quanto riportato dallo stesso sito online del quotidiano, l'imprenditore pavese settantenne, che trascorre diversi mesi all'anno in un elegante quartiere turistico di Cartagena, sarebbe finito in un'inchiesta su una tratta di adolescenti.
innocenti, a cui la polizia sta lavorando da diversi mesi. L'arresto è arrivato con l'accusa di sequestro di persona. Nell'appartamento di Brichetti sono state infatti trovate due ragazzine di 14 anni che non si erano presentate a scuola. A far scattare l'allarme è stata la madre di una delle adolescenti che, preoccupata, ha deciso di denunciare alla polizia la scomparsa della figlia e dell'amica. A seguito di un lavoro di indagine anche a scuola, le forze dell'ordine hanno così ricostruito gli spostamenti delle studentesse, individuandole nell'appartamento di Brichetti. Secondo quanto riferito dai media colombiani, l'imprenditore pavese avrebbe trattenuto le ragazze offrendo loro promesse di lavoro. Nell'ambito dell'inchiesta, tuttora in corso, è stata arrestata anche una donna colombiana che, dopo aver dichiarato di essere una domestica, è stata subito rilasciata. Allarme e aggressione nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere di Cittagiardino a Pavia. Attorno alle 15 è stata effettuata una chiamata al 118 per riferire di presunte molestie ai danni di una donna. L'ambulanza della Croce Verde, però, una volta giunta sul posto, non ha trovato nessuno. Sulla vicenda ci sono in corso delle indagini da parte delle forze dell'ordine per far luce su quello che è successo. Rimaniamo sulla cronaca per un altro episodio che purtroppo vede al centro una ragazza minorenne molestata all'interno del Parco Parri in pieno giorno da un uomo di 55 anni. Vediamo servizio. Molestata e palpeggiata in pieno giorno all'interno del Parco Parri da un signore che conosceva. Vittima una minorenne di Vigevano, la cui unica colpa è stata chiedere una sigaretta alla persona sbagliata. I fatti risalgono a luglio scorso, ma la polizia locale è riuscita a ricostruire l'intera vicenda solo nelle ultime ore grazie all'aiuto di un testimone. A quanto pare la ragazzina avrebbe chiesto una sigaretta ad un conoscente molto più grande di lei. L'uomo, che ha 55 anni, le avrebbe proposto di comprargliene un pacchetto intero se lei gli avesse permesso di palparle il seno. La giovane ha accettato, i due si sono quindi appartati dietro ad un cespuglio, ma dopo pochi minuti la ragazza, per la vergogna, si è allontanata, anche perché lui avrebbe chiesto più tempo e più intimità con lei. L'intero episodio è rimasto segreto fino ad alcuni giorni fa, quando il testimone ha confessato alla polizia di aver visto la giovane appartarsi con l'uomo. Gli agenti, compiuti gli accertamenti e le indagini necessarie, sono riusciti a risalire all'identità del 55enne incensurato e residente in città. A suo carico è scattata anche una perquisizione domiciliare per accertare l'eventuale detenzione di materiale pedopornografico, che però è risultata negativa. L'uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Milano, competente per questi tipi di reato, con l'accusa di prostituzione minorile. Il 55enne ha anche ammesso le proprie responsabilità, giustificando il tutto come un momento di superficialità. Non escluso ora che l'uomo possa venire rinviato a giudizio ed affrontare quindi un processo penale. Incidente nel pomeriggio di oggi a Gambolo, attorno alle 17.30 in via Lomellina, un'auto ha centrato in pieno uno scooter. L'incidente è apparso subito grave, sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno soccorso i feriti e una pattuglia della polizia stradale. Tra le persone coinvolte, i feriti più gravi sono stati trasportati poi all'ospedale di Vigevano. Si è svolto oggi l'interrogatorio di garanzia nei confronti del 37enne di origine albanese, arrestato venerdì dagli agenti della squadra mobile di Milano a Bereguardo. All'interno di due appartamenti di sua proprietà erano stati trovati 21 kg di cocaina per un valore commerciale di circa 800.000 euro e più di 130.000 euro in contanti. L'uomo ha raccontato di aver iniziato a vendere droga dopo il fallimento di un suo ristorante a Barcellona. Parliamo d'altro, rimane aperta la procedura di cassa integrazione alla Cameron di Voghera, si attende infatti l'acquisizione dell'azienda da parte di un gruppo straniero, ma la trattativa si preannuncia piuttosto lunga. Fino all'arrivo effettivo del nuovo padrone di casa, che dovrebbe essere il gruppo Schlumberger, alla Cameron sarà ancora cassa integrazione, ma questa volta straordinaria. L'azienda ha infatti comunicato oggi alle rappresentanze sindacali l'avvio della procedura per un massimo di 200 lavoratori, circa un terzo del totale. Si tratta di una soglia limite precisa alla CGIL, perché i lavoratori coinvolti potrebbero essere anche molti meno. È stato il primo incontro, ci hanno dichiarato l'apertura della cassa integrazione straordinaria per un massimo di 200 persone. Il gruppo sta per essere acquisito, ma i tempi sono 6-8 mesi, cioè fino ad allora chi comprerà in primavera non lo vediamo. Nel frattempo bisogna arrivarci senza, come dire, creare troppi buchi economici. Il drastico calo degli ordini che deriva dal riposizionamento in corso a livello mondiale dei grandi gruppi dell'energia ha infatti indotto aziende e sindacati ad escludere a priori il ricorso al contratto di solidarietà. Troppo presto dunque per parlare di numeri. L'assetto che traghetterà l'azienda delle valvole di Voghera fino all'anno prossimo dovrebbe essere definita durante i prossimi incontri e comunque entro fine mese.
Torniamo sulla cronaca, incidente domestico per una signora di 50 anni nel pomeriggio a Menconico, in frazione Giarola. La donna aveva appoggiato la scala su uno spiovente per raggiungere un tetto situato più in alto dove intendeva sistemare alcune tegole. La cinquantenne però ha perso l'equilibrio precipitando per circa 1,5 metri. Immediato l'allarme che ha fatto giungere sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Varzi. Il 118 ha inviato l'elisoccorso da Alessandria, ma fortunatamente il trasporto aereo non è stato necessario. La signora è stata portata con una normale ambulanza all'ospedale di Voghera per le ferite non gravi. A Cassonovi i carabinieri hanno denunciato invece un pregiudicato 41enne per ubriachezza molesta. I militari erano dovuti intervenire all'interno del circolo San Giorgio, dove l'uomo palesemente ubriaco stava disturbando altri clienti. Per lui è scattata dunque la denuncia a piede libero. Cambiamo argomento, oggi primo giorno di scuola per tanti ragazzi della nostra provincia. Il nostro Paolo Barni era fuori dai cancelli per sondare gli umori degli studenti che sono tornati sui banchi. Allora, primo giorno di scuola, così così, tre verifiche settimana prossima. La quarta si fa sentire, Che materie le verifiche? Italiano, dov'è? Nicole, mi aiuti signorina? Allora, italiano, storia e matematica. Ma verifiche su cosa? Logaritmi. Primo giorno soft? Normale. Che classe fai? Quinta. Beh, quest'anno... Quest'anno sì, quest'anno è dura. Si vede già il traguardo? È presto ancora. Com'è andata? Bene, bene. Materie? Che materie abbiamo avuto? Informatica, fisica e poi basta. È italiano. Come sono state queste vacanze? Ma così così, perché dovevo studiare per il debito. Debito in? Fisica. Pronta? Sì, sì. Quando è che è la data in cui dovrai recuperarlo? No, l'ho già recuperato a settembre. Ma è andata bene, è andata bene. Che materie c'erano? C'era igiene, c'era matematica e non me lo ricordo. Già non te lo ricordo. No, cosa fai oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio sboccio. Che vuol dire? No, non lo so, niente, non lo so. La sveglia è stata traumatica? Abbastanza, 6:20. Tutto bene, sì. Ho avuto 4 ore, delle quali 2 ho fatto delle verifiche. No, non ci credo che hai fatto delle verifiche. 2 test d'ingresso ho fatto oggi. Di che materia? Di italiano e di matematica. Le domande le sapevi? Insomma. Ieri come ti sentivi? Male. C'è un lato buono del tornare a scuola? Vabbè sì, vediamo tutti questi compagni, poi i professori, vabbè qualcuno sì, qualcuno no, vabbè sono tutti bravi, altrimenti poi mi bocciano un'altra volta. L'estate com'è passata? Bene, bene, cioè, può andare meglio però, bene, dai. Cosa speri per quest'anno? Passare senza debiti, tranquillamente, così andiamo a fare sta matura e ce ne andiamo, giusto o no? Mo' bene, cioè, alla fine è tutto nella norma. Stamattina sveglia alle? 6:30. Che materie avete fatto? 2 di inglese, 1 di fisica e... Scienze. E scienze. Com'è andata quest'estate? Bene, meglio che stare a scuola. E a Pavia la giornata di oggi è servita anche per fare il punto della situazione sui lavori effettuati all'interno dell'Ipsia Cremona, un intervento da 500.000 euro. Mario Fortunato. La campanella del primo giorno è suonata puntuale anche all'Istituto Ipsia Cremona di Pavia. La scuola, al centro di 3 mesi di lavori di manutenzione straordinaria, si è presentata ai suoi studenti tirata lucido grazie all'intervento realizzato durante l'estate dal settore dei lavori pubblici della provincia. 500.000 euro messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Pavia, che detiene l'immobile di Piazza Marconi. Lavorare su una scuola come questa, che nasceva proprio da un rapporto strettissimo fra formazione e impresa come scuola Necchi, e che adesso lavora ancora in funzione della possibilità di dotare le nostre imprese di risorse adeguate per le loro esigenze e quindi di favorire anche un rapporto più proficuo fra il mondo della scuola e dell'impresa, è un concetto su cui la Camera di Commercio sta lavorando molto. Un investimento sulla struttura per favorire quindi la formazione degli studenti che hanno deciso di prendere l'indirizzo professionale. Un concetto rimarcato anche dal presidente della provincia Daniele Bosone, che ha voluto evidenziare il grande lavoro svolto dall'istituto con tanti ragazzi in situazione di fragilità. Qui si fa formazione tecnica su diversi fronti, ragazzi che escono poi per cercare un lavoro, e ci sembra giusto che la scuola sia il punto anche
momento di dignità, insomma, di comunità, ma anche giustamente di dignità, e quindi che la scuola sia bella. La scuola bella aiuta anche a studiare, a lavorare meglio, a star meglio insieme. Questa è la mia idea. Gli interventi hanno riguardato principalmente la sistemazione del tetto, dei canali di gronda e dell'intonaco sia in alcune aule che sulla facciata dell'istituto. Lavori necessari ed apprezzati soprattutto dal preside Mauro Casella. Insomma, io sono molto contento che siano stati fatti questi lavori di restauro, perché ridipingono proprio anche l'immagine della scuola, oltretutto in un momento in cui mancano le risorse, però effettivamente questo tipo di scuola, tra l'altro, che è un istituto professionale, ha bisogno anche di essere rilanciato, perché è un po' la scuola dei mestieri, non è la frontiera che uno sceglie perché non può andare da un'altra parte. Ma i lavori sulle scuole non si fermeranno a Pavia e a Lipsia Cremona. Nel giro di qualche mese, ha spiegato l'assessore alla partita Visponetti, sarà investito circa 1 milione di euro su diversi altri istituti della provincia. Sulle altre scuole noi abbiamo avuto dei fondi di circa 1 milione di euro dal governo con il decreto delle scuole sicure, e stiamo predisponendo i progetti per poi appaltarli entro la fine dell'anno su diverse scuole della provincia di Pavia, non solo a Pavia ma anche a Vigevano e a Voghera. E proprio da Pavia a Vigevano, anche qui sono stati diversi nel corso dell'estate gli interventi su diversi immobili scolastici, li ripercorriamo assieme. Rientro a scuola con piccole piacevoli sorprese in diversi istituti vigevanesi. Sono infatti molteplici i lavori di manutenzione svolti nei plessi durante l'estate, che hanno permesso di accogliere gli alunni in spazi rinnovati. Bramante, Bussi, Regina Margherita, Vidari, De Amicis e Marazzani hanno approfittato dei fondi governativi per lavori di tinteggiatura, mentre alla Ramella mostrano con orgoglio il nuovo spazio dedicato agli alunni disabili ricavato nella vecchia segreteria e realizzato grazie a Comune e Fondazione Piacenza e Vigevano. L'amministrazione comunale inoltre è intervenuta con vari lavori di messa in sicurezza per elementari e materne. Alla media Bramante, ad esempio, sono state cambiate le porte dei servizi igienici, alla materna Corsico sistemate alcune perdite d'acqua, mentre alla Anna Botto di via Santa Maria si sono messe in sicurezza le finestre e sostituiti i lampadari. Ma sicuramente dalla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, alle medie, si è lavorato per rimettere a nuovo alcune parti che meritavano attenzione, quindi dalle tinteggiature a quegli interventi manutentivi alle porte piuttosto che alle plafoniere, tutto ciò che durante l'anno magari con difficoltà si riesce a fare, nei mesi caldi estivi si è sicuramente provveduto a rimettere al meglio il tutto. Primo giorno di scuola sì, ma con diversi disagi a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale. Gli autisti hanno incrociato le braccia per protestare contro il nuovo bando provinciale e contro gli annunciati licenziamenti dalle aziende dei trasporti. Oltre a quello di oggi è già in programma un nuovo sciopero per la fine di settembre. Oggi i lavoratori di Line, quelli di PMT e quelli delle aziende che hanno messo in campo la procedura di mobilità per i licenziamenti hanno scioperato. E lo sciopero è di 8 ore, ma sono state garantite le fasce di garanzia, quindi trasporto in mattinata. So che ci saranno dei problemi, ci sono dei problemi per il ritorno a casa degli studenti. Questa cosa noi come sindacato, soprattutto confederale, ci dispiace dei disagi che stiamo causando all'utenza. Però è una battaglia necessaria, perché noi siamo contro i licenziamenti messi in campo da queste aziende, perché vogliamo l'applicazione della clausola sociale, cioè la garanzia per tutti i lavoratori di queste aziende che svolgono questo servizio, la garanzia occupazionale. Quindi stiamo scioperando per queste ragioni, che sono anche ragioni legate alla dignità del lavoro e dei lavoratori, e abbiamo un riscontro molto positivo, perché ci sono punte che vanno dal 100% per quanto riguarda l'extraurbano, quindi PMT, e il 90-95% per quanto riguarda la line, quindi l'adesione allo sciopero è stata massiccia. Significa che i lavoratori hanno capito le ragioni della nostra lotta, e purtroppo dobbiamo anche però annunciare che ce ne sarà un altro che lo collocheremo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Questa volta lo sciopero sarà anche qui dell'intera giornata, con le fasce di garanzie, però con una fascia oraria molto più ampia, per cui andrà anche a interessare il pomeriggio, per esempio.
La cronaca ancora, i carabinieri hanno recuperato un'auto rubata dopo un breve inseguimento iniziato a Groppello Cairoli. Il ladro, alla vista dei militari, ha provato a fuggire ma è stato costretto ad abbandonare l'auto nelle campagne vicino a Garlasco, riuscendo poi a dileguarsi. La macchina, una Lexus, era stata rubata alcune ore prima a Mortara ed è stata restituita al legittimo proprietario. Voghera, un pregiudicato albanese di 36 anni, è stato invece arrestato. L'uomo, che girava tranquillamente in città con la sua Alfa Romeo Spider, doveva scontare 8 mesi e 20 giorni di reclusione per reati commessi tra il 2006 e il 2010. Restiamo in Oltrepò, dove nella notte una banda ben organizzata ha fatto irruzione all'interno del centro commerciale Galassia di Casei Gerola, ingenti i danni. Ancora le slot nel mirino dei ladri. A farne le spese questa volta è toccato ad un bar all'interno del centro commerciale Le Cascine di Casei Gerola, alle porte di Voghera. I malviventi sarebbero entrati in azione tra il pomeriggio e la sera di domenica, calandosi dal tetto nella galleria del centro commerciale. Una volta all'interno hanno fatto irruzione nel bar e fatto razzia di slot e cambiamonete, ancora da quantificare il bottino, anche se, visto l'elevato numero di macchinette forzate, potrebbe essere piuttosto ingente. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Voghera. Le telecamere di videosorveglianza del centro commerciale potrebbero fornire particolari utili all'identificazione dei malviventi. Tra i 90 e i 130 mm di pioggia in 24 ore, questo il record fatto segnare sui rilievi appenninici dell'Oltrepò Pavese dall'ultima perturbazione transitata sul nord Italia, che ha tra l'altro causato un morto e gravi danni nella vicina provincia di Piacenza. Sul nostro territorio non si sono fortunatamente registrate situazioni di rischio, con il centro monitoraggi regionali che addirittura ha revocato in anticipo gli avvisi di criticità per temporali forti in provincia di Pavia. Rimane però attiva fino alla mezzanotte di oggi la criticità moderata per il rischio idrogeologico in Oltrepò. Vogliamo valorizzare la professionalità della Protezione Civile Lombarda, un sistema composto da 25.000 volontari che quotidianamente si impegnano sul territorio e che intendiamo coinvolgere nella fase decisionale. Queste le parole dell'assessore regionale alla Protezione Civile Simona Bordonali in visita nel fine settimana a San Genesio per un'esercitazione intercomunale. All'evento erano presenti anche il consigliere regionale della Lega Nord Angelo Ciocca, il sindaco Cristiano Migliavacca e l'assessore comunale Enrico Tessera. Attraverso l'assessore Bordonali, Regione Lombardia ha confermato l'impegno a valorizzare il sistema di protezione civile anche dopo l'abolizione delle province. Chiudiamo il nostro telegiornale con le immagini che arrivano da Mede. Il palio è stato ovviamente rinviato per il maltempo, ma è andata comunque in scena la rievocazione storica sulla Prima Guerra Mondiale. Vediamo. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i panni, pacere bisognava e andare avanti. E s'udiva intanto dalle amate sponde, sommesse lieve il tripudiar d'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero. La mamma non vuole andare. La mamma era insieme alla nonna. Stamattina sono andati tutta la stazione a accompagnare il papà che il partiva. Poi mi sono io a casa e loro dovevano andare in chiesa a pregare. Alla stazione? Perché? Dove andare papà? Il papà le partì purtroppo. Partì senza neanche salutarsi, dove andare? Il papà le partì e che non aveva il coraggio di salutare, alla dì che saluterà la mamma per lui e vi spiegherà tutto. Comunque il papà le partì insieme ai vostri compagni da scuola, per colui che la maestra stamattina va a mandare a casa. Io partii tu col treno e andai a distratto a Pavia. Poi da lì decideranno che fa, perché gli manderanno al fronte. Però la maestra se la piangeva, che è un carino motivo, che partì in che so, è per colui che la piangeva. E lei partì tu per la guerra. Inizia così una guerra che si combatterà fino al 1918, la Prima Guerra Mondiale, che costerà all'Italia 650.000 morti, 947.000 feriti e 600.000 tra prigionieri e dispersi. Anche Mede offre il suo contributo di giovani vite, lasciando nella tribolazione e nello sgomento le famiglie
e l'intera comunità. Mercoledì sera in prima serata su Telepavia andrà in onda un programma dedicato proprio al Palio di Mede con tutte le iniziative organizzate anche nei giorni precedenti. Il Palio che, come abbiamo sentito, è stato rinviato per il maltempo, si terrà comunque il prossimo 27 settembre. Ci fermiamo un momento, c'è la pubblicità, restate con noi.